Amici cari, bentrovati. Sono in un posto particolare per me, soprattutto che è casa di un amico in realtà, anche qui dietro la telecamera e che ringrazio per aver messo a disposizione questo pianoforte bellissimo e casa sua. E è un posto particolare perché in realtà su questo pianoforte, quando ero molto piccolo, ho iniziato a studiare e venivo qui, avevo 6 o 7 anni, ho iniziato a praticare pianoforte con sua mamma. E quindi è un posto che mi riporta anche un po' all'infanzia. In realtà suonerò poco, però vorrei parlarvi di un pezzo che mi sta molto a cuore, che ultimamente ho davvero riscoperto. Lo conoscevo, ma mi è capitato di riascoltarlo di recente e ci ho trovato delle cose molto molto belle che vorrei condividere. Il pezzo in questione si chiama Marcia Funebre. Ed è un pezzo di Chopin, ne ho parlato anche da poco in una storia molto breve, mi faceva piacere dirvi qualcosa in più su questo. Vi dicevo che questo pezzo si chiama Marcia Funebre, in realtà è parte di una composizione più ampia, che si chiama Sonata, è una forma musicale che contiene più brani, diciamo. Questo qui è uno dei movimenti di questa sonata. E vi dico brevemente alcune cose su questo pezzo e poi mi fa piacere se ci prendiamo qualche minuto proprio per ascoltarlo insieme, a occhi chiusi anche. Chopin compose questo pezzo in un momento per lui molto particolare, intanto. La Marcia Funebre è venuta prima di tutta la sonata, quindi è come se Chopin avesse un po' costruito tutti gli altri movimenti su questo pezzo, che proprio cronologicamente è venuto prima. L'ha composta in un momento, vi dicevo, molto particolare per lui, perché si trovava in una condizione un po' di malessere. Si era da poco, aveva rotto un fidanzamento con la sua fidanzata di allora e viveva un momento anche socio-politico particolare per il suo popolo, cioè il popolo polacco. E quindi sicuramente il suo stato d'animo era tormentato. È un pezzo particolare per lui anche perché è stato suonato al suo stesso funerale. Ed è diventato, come potrete immaginare, diciamo, una delle marce funebri più famose della storia della musica, che è stata suonata anche di recente, diciamo. Ci sono dei funerali di persone importanti e non che ripropongono questo pezzo. Quindi, Marcia Funebre è un pezzo che chiaramente si confronta col tema della morte. Ma prima di questo, mi piacerebbe, vi dicevo, se ci prendessimo qualche minuto, non è un pezzo lunghissimo, per ascoltarlo senza ancora esserci entrati in alcun modo. Io credo che la musica in particolare, e un certo tipo di musica, abbia una qualità e una capacità particolare di toccare dei lati di noi profondi, istintivi, che diciamo con le parole facciamo quasi più difficoltà a toccare, ed è come se fosse un ponte verso la non forma, verso qualcosa di un po' più sottile. E certi pezzi ci possono veramente aiutare a contattare delle cose, quindi senza, diciamo, farci troppi preconcetti sul brano, sulla musica, su quello che dobbiamo stare a sentire. Semplicemente adesso ascoltiamo tutto il pezzo e lasciamoci proprio attraversare dalla musica. Se anche ci evoca delle sensazioni, se noterete che ci sono, diciamo, dei climi differenti che vengono evocati all'inizio, alla fine del pezzo, semplicemente occhi chiusi, accogliamolo e ci rivediamo tra un po'. Thank you.
Eccoci. Allora, abbiamo appena ascoltato un pezzo meraviglioso e lo abbiamo fatto, diciamo, lasciandoci un po' attraversare dalla musica. Adesso vediamo che cosa possiamo osservare di questa musica e facciamolo, diciamo, spingendoci man mano un po' più profondamente nel pezzo e in quello che il pezzo può comunicarci. Io ovviamente mi scuso, do un'interpretazione personale, vi racconto delle cose che sento e che mi sono arrivate da questo pezzo. Chiaramente penso che ci si possa trovare molto di più o cose molto diverse, però ci tenevo, diciamo, a offrirvi questo spunto che potete condividere. Allora, la prima cosa, partiamo dal livello proprio base. Che cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato una composizione sicuramente bellissima, molto malinconica. Chiaramente ci stiamo confrontando, ripeto, con un tema tosto, con un tema profondo come quello della morte. E quindi c'è una certa malinconia che permea tutto il pezzo. Quindi la prima e più banale considerazione che possiamo fare è che abbiamo ascoltato un pezzo bellissimo e triste. Scendendo un po' più nel profondo e diciamo rifacendoci ancora una cosa piuttosto banale, notiamo che il pezzo è come se fosse diviso un po' in due parti. C'è una prima parte in cui domina la mano sinistra. Se voi provate ad ascoltare e isolare la mano sinistra, facciamolo adesso su questo pianoforte, suonerò soltanto quello che, diciamo, si sente, quello che suona la sinistra all'inizio del pezzo. E sentite, la mano sinistra per tantissime battute fa soltanto questo. Un po' come se fossero delle campane, cioè porta avanti questo fondo un po' grave e diciamo c'è una certa ritmica, una certa sofferenza dietro anche questa parte che suona la sinistra e c'è una destra che ci si appoggia e che diciamo un po' la esalta. La destra, sentite, fa questo. Per un po', lo sentite, no? E diciamo dà il carattere a quella che è la prima parte di questo brano. Adesso soffermiamoci su questo doppio gioco. Quindi abbiamo ascoltato una prima parte molto ritmica che è dominata da queste cadenze un po' toste. C'è una seconda parte invece, lo avete sentito, molto più ariosa, in cui la sinistra, che prima era così, così grave, così ritmica, diventa qualcosa di completamente diverso. C'è una destra che canta adesso con una leggerezza incredibile, che è un po' contrapposta a quello che c'era prima, no? Sentite la destra che fa. Come se cantasse, è come se fosse molto leggera e ariosa. Insieme. Lo avete, immagino, colto anche mentre lo sentivate questo pezzo. Ad un secondo livello di lettura, diciamo che è quello un po' più, stiamo scendendo piano piano, queste due cose sembrano un po' in contrasto. Cioè, stiamo parlando della morte. Di fronte alla morte, io posso avere un atteggiamento, diciamo, così triste, così grave, così pesante, oppure posso avere un atteggiamento così leggero, come se non fosse niente, come se non fosse un problema, come se io lo avessi un po' trasceso. Quindi, a un secondo livello, ci potrebbe essere una grande dualità.
una grande opposizione, e in effetti c'è un po', no? Grave, leggero, pesante, assolutamente arioso. Questa è un'altra cosa che, diciamo, arriva probabilmente quasi subito, no? Ripeto, sentiamolo in successione. Ah, e facciamo solo la sinistra, perché rende molto l'idea. Sono così. Poco dopo, fronte alla stessa morte, sono così. Ripeto, già questo è un messaggio che è incredibile che traspaia con questa limpidezza. In un pezzo musicale, in qualcosa che noi non stiamo neanche spiegando a parole. C'è una certa dualità, però, dicevo, no? In questi linguaggi, è come se un po' fossero contrapposti. Questo potrebbe essere un secondo livello di lettura. Proviamo a trasportarlo, diciamo, nella nostra vita. Cioè, che cosa ci può dire un pezzo del genere e una lettura di questo genere, di un pezzo di noi? Possiamo sfruttarlo per, diciamo, fare un po' di autoindagine, toccare qualcosa che ci riguarda. Vi è mai capitato, per esempio, di sentire che rispetto a una situazione o a qualcosa che stavate attraversando, vi siete soffermati con una certa gravità? Potevate, diciamo, attraversarlo con una leggerezza diversa, oppure avete sentito che quello che stavate facendo era in contrasto con un altro modo di vivere le cose? Vi dicevo, a questo livello ci potrebbe essere una grande contrapposizione. Vorrei fare un ulteriore passaggio e vediamo che succede però se noi diamo una chiave di lettura a questo pezzo ancora diversa. C'è infatti un momento del pezzo che io trovo veramente molto particolare ed è un momento in cui quasi di botto, senza che uno se lo aspetti, Chopin inserisce qualcosa che un po' ci destabilizza, perché lui inizia con questa gravità. Questa cosa va avanti per un po', per molte battute, e sviluppa il tema. A un certo punto, conservando questo linguaggio, è come se di botto cambiasse qualcosa e ci ritroviamo, diciamo, a sentire delle tonalità diverse, pur con la stessa cadenza. Sentite. Io sento un click, cioè sento a un certo punto veramente come se arrivasse qualcosa da fuori che neanche guido troppo io, qualcosa nel pezzo che mi fa passare da una certa gravità a un'ariosità, pur con la stessa cadenza, dicevo. Sentiamolo di nuovo. Poi il pezzo va da solo. Cioè diventa qualcosa di diverso e questo diventare qualcosa di diverso ci guida verso la parte che abbiamo sentito leggera. La sensazione che mi dà arrivare a questa leggerezza è possibile arrivare qui perché c'è stato quel grave e perché c'è stato quel click, quel cambio che è avvenuto all'interno di quel processo così apparentemente gravoso, pesante. A questo punto
Sentite, risentiamo le note proprio. Noi passiamo da questo. Lo facciamo con la destra adesso. Succede questo. Sentite che in quella sofferenza, in quella situazione, si è installato qualcosa, veramente come se fosse un click, qualcosa che ci porta da un'altra parte. Quindi, a questo livello di lettura, possiamo tornare a vedere il pezzo come avevamo fatto un po' all'inizio, diciamo, come se fosse un po' un unicum, ma un unicum in cui è possibile la leggerezza che raggiungiamo alla fine. Proprio perché c'è stata quell'intensità, quella regolarità anche, sia apparentemente grave della sinistra, che ci ha portato a quel click. E da qui tutto il resto. Amici, nel concludere questa parte dedicata al bellissimo pezzo di Chopin, vorrei chiedermi con voi, ci siamo quindi mai evitati? Pensateci, se vi siete mai evitati di attraversare una situazione particolarmente impegnativa per voi o anche una sofferenza, non vediamola per forza come qualcosa di estremamente, estremamente traumatico, estremamente difficile. Pensiamo anche proprio alla regolarità che ci regala Chopin, cioè questo. Ci siamo mai evitati di attraversare qualcosa di profondo e di, diciamo, grave per noi, sia anche l'impegno in qualcosa, magari, che però ci avrebbe portato a fare quel click che ci avrebbe condotto a qualcosa di più elevato. Credo che Chopin in questo ci restituisca un'immagine veramente profonda e ci fa capire come, uscendo un po' da questo, dal meccanismo dell'opposizione che potevamo magari cogliere all'inizio, sia tutto contenuto nello stesso sistema e che qualcosa di inizialmente, o diciamo interpretandolo in un certo modo, grave per noi, una certa situazione, entrandoci dentro, standoci, non evitandocela, può portarci veramente un click bello, un click importante per noi. Mi piace condividere questo stesso messaggio adesso in un quadro. E scusate se passo, diciamo, da una cosa all'altra, ma credo che il quadro che vedremo di Dalì renda veramente, ora visivamente, l'idea di questo. Amici, abbiamo ascoltato un pezzo musicale e ora cerchiamo di, diciamo, ricondurre quelle cose anche a un quadro. E, mi piace parlare di questo perché è un quadro di Salvador Dalì che è ora esposto a Roma, nella chiesa di San Marcello al Corso, quindi può essere visto gratuitamente, aperta tutti i giorni la chiesa. Quindi è molto bello anche il fatto che in questo periodo, per un periodo breve perché non è un'esposizione permanente, questo quadro in particolare può essere visto, e, ripeto, senza pagare nulla. Credo che anche usare dei canali diversi, diciamo la musica, un po' anche delle opere d'arte meravigliose, possa aiutare a interiorizzare certe tematiche. E per questo ne vorrei parlare. L'ho visitato qualche giorno fa e mi è venuto spontaneo legarlo al pezzo di Chopin. E vi racconto perché. Intanto dei fatti che secondo me sono interessanti su questo quadro. Dalì dipinge questa tela nel 1940. Esattamente quasi 100 anni dopo il pezzo di Chopin. È una situazione completamente diversa, ovviamente, un momento storico diverso. E questo è stata un'opera d'arte rivoluzionaria. Lo intuite già, ovviamente, adesso lo proietto a tutto schermo, quindi potrete vederlo in grande mentre parlo. Anzi, faremo anche degli zoom. E è stato così rivoluzionario. Intuite già perché? Perché una posizione del genere, del Cristo, un punto di vista del genere non si era mai visto, ovviamente. Non è proprio così, in realtà, perché Dalì, per dipingere questo quadro, si ispira
ad un piccolissimo bozzetto che aveva tempo prima visto in una chiesa, diciamo schizzato da San Giovanni della Croce, un mistico del 400 addirittura, che aveva delineato con pochi tratti in una visione mistica, quindi si dice che lui abbia veramente avuto un'estasi e ha avuto questa visione che ha trasferito velocemente su questo piccolissimo bozzetto che è visitabile vicino a questo quadro, nella stessa chiesa di San Marcello adesso, li vedete vicini, e in questo bozzetto si vede il Cristo in croce come se fosse osservato da un punto di vista non esterno ma sotto di lui, come era sempre rappresentato nell'iconologia classica, quindi come se noi fossimo un po', diciamo, la Madonna, quindi siamo sotto di lui e lo osserviamo. No, in questo caso il Cristo viene visto quasi da sopra e di lato. Da lì rimase scioccato da questa visione, da questo piccolo bozzetto e decise di riproporlo. Quindi già vedete che questo quadro si lega a dei temi interessanti, che sono quello della mistica di San Giovanni della Croce, tra l'altro in un filone che da lì, in quel periodo, aveva deciso di chiamare mistica nucleare, perché si era, diciamo, deciso a riproporre nelle sue tele una sintesi tra l'arte del Rinascimento e le più recenti scoperte in campo fisico. Era un momento in cui si stava lavorando sull'atomica. Quindi da lì cerca di lavorare una rappresentazione che coniughi queste due cose. Già questo lo trovo molto bello. Ma, diciamo, al di là di queste nozioni, veniamo alla tela vera e propria. Come abbiamo fatto per il pezzo di Chopin, proviamo a osservarla a vari livelli. C'è un primo livello, un livello diciamo molto semplice. Che cosa vediamo? C'è un Cristo in croce e è come se la tela fosse divisa in due. C'è una parte in cui Dalì ci restituisce un paesaggio. È un paesaggio a cui lui si ispira, è legato anche alla terra in cui lui viveva, dei posti che aveva visitato. Comunque è un paesaggio lacustre, un lago, un bacino, insomma. Ci sono delle barche, l'acqua è completamente calma, c'è un cielo un po' nuvoloso, quasi come se ci fossero dei bagliori all'orizzonte, come delle esplosioni, ma in realtà il clima che ci restituisce questa parte di tela è molto calmo, molto leggero quasi. Queste tonalità azzurre, secondo me, aiutano molto a percepirlo con una certa veramente leggerezza. Più della metà della tela, però, è occupata da questo buio, da questa. Invece, dalla presenza di questo crocifisso, da questo Cristo in croce, che sono veramente, diciamo, preponderanti. Quindi, ripeto, ad una prima lettura, è come se la tela, effettivamente un po' lo è, fosse divisa in due. Una parte serena, leggera, e una parte grave, ad un primo sguardo. Già questo, diciamo, ci dovrebbe dire qualcosa rispetto a quello che abbiamo appena visto nel pezzo, in cui c'era un'apertura che denunciava un tema un po', un tema di sofferenza, che era enunciato dalla sinistra, era poi, diciamo, sviluppato dalla destra, un tema grave, legato alla sofferenza, nel caso di Chopin, ma anche in questo caso la sofferenza dovuta a una sofferenza fisica, un lutto. E infatti, diciamo, giustamente, molti critici questo buio lo interpretano come la notte oscura che è scesa sulla terra quando Gesù è morto, quando Gesù ha lasciato il corpo. Subito dopo arriva qualcosa di leggero, nel caso di Chopin. Subito sotto c'è un paesaggio completamente calmo. Questo sicuramente, ripeto, ad una prima lettura è vero. Scendendo un po' più nel profondo e anche guardando, diciamo, un po' più i dettagli di questo quadro, che cosa vediamo però? Il Cristo in croce non ha chiodi, né sulle mani né sui piedi, non è sostenuto da nulla, non ha ferite sul corpo. È come se fosse appoggiato a questa croce, è come se si stesse per, diciamo, calare sul mondo. Ma in realtà quella che potrebbe apparentemente sembrare ad un primo sguardo una grande sofferenza è qualcosa di quasi illusorio. Vedete che Gesù è
è come se fosse colpito da una luce molto teatrale, come se stessimo a teatro, veramente come se fosse una sorta di messa in scena, in cui però non c'è nessuna vera sofferenza. Quindi, soffermiamoci un attimo su questa immagine. Un Cristo in croce, non sporco di sangue, non vincolato da nessun chiodo, ma, diciamo, sostenuto da una certa pace anche e da qualcosa che non è riconducibile a nessuna forma, che è questo buio così forte. Mi chiedo se non possiamo percepirlo veramente come qualcosa di legato alla non forma, cioè come un vuoto, la non forma da cui tutto si genera, anche un'apparente sofferenza che però sostiene e nutre qualcos'altro, una realtà diversa ma legata a questa, leggera, ariosa, che però da questa dipende e da cui e da questa è sostenuto. C'è un altro fatto che è molto bello secondo me, il fatto che da lì, nello stesso quadro, inserisca due punti di vista diversi. Cioè noi guardiamo la parte, diciamo, inferiore della tela come se fossimo veramente degli spettatori. Siamo di fronte a un paesaggio. E questo è un punto di vista. Guardiamo poi Gesù in croce come se gli stessimo sopra, come aveva fatto San Giovanni della Croce nella sua visione. Quindi da lì mette nella stessa tela due prospettive diverse sulla realtà. Anche questo credo si leghi molto alle scoperte che stavano avvenendo in quel periodo, all'atomo e anche alla fisica quantistica. È come se coesistessero due stati contemporaneamente. È come se uno stadio di serenità, lo stadio di serenità che abbiamo sentito sul finale del pezzo di Chopin, che è scaturito a un certo punto, fosse sostenuto e scaturisse da un buio meraviglioso, però un nulla meraviglioso, quasi una non forma, da cui si genera il ritmo, la regolarità, quella meravigliosa pesantezza, scusate il gioco di parole, che abbiamo sentito all'inizio del pezzo di Chopin, grazie alla quale si è potuto generare tutto il resto e grazie alla quale è avvenuto il click. Quindi, ripeto, ripercorriamole un'ultima volta queste tappe. Una composizione divisa in due, sia nel caso di Chopin sia nel caso di Dalí. Due punti di vista diversi sullo stesso tema, sulla stessa realtà, in fondo. Quindi due stati che coesistono. La parte grave del pezzo di Chopin, il Cristo in croce, la parte leggera del pezzo di Chopin, il paesaggio meraviglioso del quadro di Dalí. Due stati che però coesistono, uno dei quali può esistere e dipende dall'altro. Quindi quello che apparentemente sembra più buio, più inspiegabile, anche più quasi giocosamente sofferente, nutre tutto quello che viene dopo e porta una leggerezza meravigliosa. Lascio per qualche minuto il quadro, diciamo, in grande formato sullo schermo, e mi piace sovrapporre il pezzo di Chopin a questa composizione di Dalí. Vi lascio con questo e prendiamoci anche qualche minuto, diciamo, per magari farci girare dentro queste cose e lasciare che un po' l'arte, un po' la musica ci parlino, perché ripeto, credo che queste forme d'arte possano toccare veramente dei lati di noi profondi. Vi ringrazio di cuore e vi abbraccio.